Ciao a tutti menti fatati, qui è Starkey e benvenuti finalmente in questo nuovo video. Oggi ragazzi tratteremo un argomento molto interessante su dei cugini dei Pokémon cromatici. Come ben sapete i Pokémon cromatici sono qualcosa che io veramente adoro alla follia. So che in realtà non servono praticamente a nulla, però sapete no, quell'idea anche di trovarli, quella rarità, per noi collezionisti è veramente oh wow. Quindi in questo periodo vedremo alcuni video veramente interessanti su queste creature misteriose. Per questo ragazzi oggi vedremo 5 Pokémon con colorazioni diverse, che significa che semplicemente non sono stati identificati come Pokémon cromatici, ma semplicemente come forme alternative che sono esclusive dell'anime Pokémon, quindi non esistono in giochi o qualsiasi altra cosa, ad eccezione di uno. Però ragazzi, veramente non voglio dirvi nulla, questo video è veramente simpatico, quindi direi subito di iniziare. Vai! Iniziamo subito ragazzi con un Pokémon alternativo conosciuto da molti amanti della saga Pokémon, ovvero il Kyclone Viola. Questo particolare Kyclone, che a prima vista sembrava la forma cromatica, appare per la prima volta nella serie Johto Champions League, nella puntata Guai sul dirigibile, ottenendo una grandissima ammirazione da parte dei fan. Il motivo? Beh, insieme a Blaziken di Harrison è tra i primi Pokémon di terza generazione ad essere svelati, dato che in quel periodo dovevamo semplicemente accontentarci di scoprire novità del mondo Pokémon solo tramite riviste, quindi i due Kyclone furono una novità assoluta. La novità però si è concentrata soprattutto su quello viola, che ottenne veramente un grande successo. Pensate che pure se la The Pokémon Company ha confermato che quello era una colorazione scelta solo per identificare i due fratelli Kyclone in quello specifico episodio, ottenne così tanto ma così tanto successo da essere inserito anche nei videogiochi Pokémon Mystery Dungeon, Squadra Rossa, Squadra Blu e nei titoli per Nintendo DS Esploratori dell'Oscurità, del Tempo e del Cielo. Per questo motivo questo particolare Kyclone è molto conosciuto e si merita sicuramente una posizione in questo video. Passiamo ora ragazzi ad un Pokémon davvero fantastico, una riproduzione cartunesca delle carte turbo del TGC, ovvero Gold Sudowoodo. Il Pokémon imitazione si mostra con questo luccicante color dorato nella puntata Non è tutto oro quel che luccica. La storia parla di questo allenatore di nome Kenan che ha perso il suo amato Sudowoodo ed incontra Ash e compagni chiedendo aiuto per cercarlo. Kenan si vanta con il protagonista dicendo di avere questo raro ed esclusivo Pokémon dorato e per questo motivo è disperato per averlo perso. I ragazzi in ogni modo si incamminano e riescono a trovare questo luccicante Sudowoodo, ma a vista dell'allenatore diventa molto nervoso e scappa. Kenan confessa che in realtà il Sudowoodo è diventato dorato in seguito ad un esperimento per farlo resistere agli attacchi tipo acqua, ma il Pokémon non ha apprezzato il cambiamento e ha deciso di fuggire. Ovviamente arriva il Team Rocket che bla 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 cerca di catturare il Pokémon, ma l'allenatore lo protegge e ritornano amici. Successivamente Kenan fa di tutto per far tornare il suo amico normale e dopo un ulteriore esperimento ragazzi torna nuovamente con il suo colore di siamo finalmente sul podio e la nostra medaglia di bronzo la ottiene, anzi la ottengono dei Pokémon alternativi molto ma molto conosciuti nella community Pokémon. Cioè davvero ragazzi, se non li conoscete non siete dei veri fan. Di chi sto parlando? Ovviamente degli unici e speciali Pokémon Rosa. Questi Pokémon compaiono per la prima ed ultima volta nell'80° episodio L'Isola dei Pokémon Rosa. L'episodio parla di Ash e compagni che viaggiano su Lapras e che vengono risucchiati in un vortice durante una forte tempesta. Successivamente si svegliano su questa isola chiamata Isola Pinkan, dove vi sono Pokémon di un colore estremamente diverso, ovvero di color rosa. Durante l'esplorazione dell'isola incontrano un agente Jenny che in un certo senso è la guardiana del posto e spiega che questi Pokémon sono rosa a causa della coltivazione di un frutto misterioso dell'isola di Pinkan, che mangiandolo tutti diventano rosa, sia i Pokémon che gli esseri umani. Vengono protetti dall'agente proprio perché sono Pokémon esclusivi e molti allenatori crudeli cercano di catturarli per secondi fini, come per esempio il Team Rocket. All'interno dell'isola troviamo per esempio Rhyhorn Rosa, Nidoking Rosa, Dodrio, Vileplume, Primeape, Exeggutor, addirittura ragazzi Weedle e soprattutto Diglett, che è rosa ragazzi. Rosa? Perché rosa? Cioè ok, va bene, siamo su quest'isola, ma rosa sembra... c'è anche il naso rosso. Sti giapponesi, guardate, non ho parole davvero. Una piccola curiosità: avete presente il Butterfree di Ash che è scappato insieme alla Butterfree rosa? Voci non ufficiali dicono che quella Butterfree femmina non è stata creata rosa solo per differenziarsi dal sesso maschile, ma proprio perché ha mangiato il frutto dell'isola Pinkan.
La medaglia d'argento la ottiene un ulteriore Pokémon alternativo molto ma molto conosciuto nella community, ovvero l'affascinante Onix di cristallo. Compare per la prima e unica volta nell'episodio Il messaggio in bottiglia, dove Ash, Tracy e Missy trovano una bottiglia di vetro con un messaggio di aiuto da parte di Marissa, una bambina che sta cercando disperatamente la grotta di cristallo con un Pokémon speciale, per aiutare suo fratello Matteo ad ottenere l'ispirazione necessaria per creare statuette di vetro di vari Pokémon. Ash e compagni quindi decidono di aiutare Marissa e Matteo per cercare questo Pokémon speciale e grazie all'aiuto di Lapras e Meryl riescono a trovare la scintillante grotta di cristallo che all'interno nasconde il misterioso Onix di cristallo, figura già conosciuta da Matteo dato che suo nonno ha iniziato la sua carriera di lavoratore di vetro proprio grazie alla scoperta di questo Pokémon speciale. Questo Onix, ragazzi, ho deciso di premiarlo al secondo posto proprio perché non solo ha un colore alternativo ma è, insieme al Pokémon che vedremo in prima posizione, un mostriciattolo tascabile che si adegua e cambia forma e colore grazie all'ambiente. Infatti questo Onix non è di tipo roccia ma di tipo ghiaccio e infatti è molto debole alle mosse di tipo fuoco. Successivamente Matteo decide di non catturarlo e decide di lasciare la leggendaria bestia libera perché soltanto la lotta e l'incontro gli ha dato la possibilità di nuove ispirazioni per la sua carriera. Signori miei, siamo giunti finalmente alla fine di questo video e al primo posto troviamo, devo ammettere, un Pokémon alternativo non conosciutissimo ma che mi ha colpito molto di più rispetto all'Onix di cristallo. Sto parlando del pupazzo Snorlax. Questa forma alternativa di Snorlax anticipa in un certo senso le forme Alola, dato che è semplicemente il Pokémon sonno che, vivendo sulle montagne innevate e abituandosi ad un clima freddo, cambia il suo colore di un azzurro chiaro e diventa debole al tipo fuoco. Questi unici esemplari compaiono nella puntata Il pupazzo di neve Snorlax e uno di questi infatti viene aiutato da Ash, Pikachu e amici. Ragazzi, questo Snorlax vi giuro che mi ricorda un botto Vulpix e Senshu di Alola, quindi posso solo dire una simpatica anticipazione alle forme Alola è un primo posto meritatissimo. Volevi chiudere il video perché pensavi che fosse finito? E invece abbiamo una posizione bonus. Ragazzi, ci chiamiamo Weedle, quindi non potevamo assolutamente non mettere questa forma alternativa di Weedle. Ed è così speciale e importante che merita soltanto una posizione bonus. Nella puntata chiamata L'esame, Todd Snap, allenatore e fotografo dell'anime Pokémon, nonché protagonista di Pokémon Snap, scatta alcune foto nel centro Pokémon. E in una foto particolare possiamo notare un Weedle di colore verde. Cioè, ragazzi, avete capito? Il Weedle verde, il gioco di parole, si parte col cervello, tac. A parte gli scherzi, questo in realtà può essere esclusivamente un errore di colorazione, ma allo stesso tempo un tributo alla forma cromatica di Weedle nei giochi Oro Argento, dove è appunto di un colore verdastro, pure se in realtà in questo frame è pienamente oscuro. Ma ragazzi, direi di accontentarci di questa fantastica e straordinaria chicca. Perfetto ragazzi, anche questo video è concluso. Spero vivamente che vi sia piaciuto e mi raccomando, arriviamo a 2100 mi piace perché la prossima volta ragazzi vi devo portare un video con il contro... Non lo posso dire. A parte gli scherzi, veramente vi devo portarvi un video stupendo sui Pokémon non Pokémon. Sì, so che non significa nulla, però state tranquilli e fidatevi del buon Starkey. Quindi mi raccomando, lasciate qua sotto dei bei pollicioni, arriviamo al 2100. E scrivete magari anche altri Pokémon che conoscete, che non sono forme cromatiche, perché essendo stata una top 5 non potevo ovviamente metterne tanti, perché sì, ce ne sono anche altri. E se non avete ancora fatto, come sempre, iscrivetevi al canale. Penso di aver detto tutto, quindi da Stark è tutto, ci vediamo al prossimo video. Ciao!